Ciao bambini. Fartide. Non far... Ciao Adrian. Fartides... Si chiama Far Changing Tides. È uguale, Fartide. Comunque è un gioco che abbiamo appena scaricato dal Game Pass e di cui non sappiamo una minchia. Sappiamo soltanto che... è molto carino. È coccoloso più che altro. Che bello. Ha una bella ambientazione. Posso dire che stiamo sbagliando? Mettiamoci le cuffiette, perché qui c'è sicuramente una musica coinvolgente, bellissima, e vogliamo farla sentire ai nostri amici alla perfezione. Guarda che bello il pelo dell'acqua. Sì, il pene dell'acqua è meraviglioso. No, il pelo. Ci si muove con lo stick di sinistra. Ma puoi morire? Credo di no, perché tipo... questo essere... tipo Waterworld. Non lo so, se potrebbe essere semplicemente un lago dopo un uragano questo, Vedi? C'è stato un uragano, si è spaccata la casa. E tu stai andando dalla parte opposta dove ti dice la mappa. No, vabbè, perché in questi giochi devi sempre controllare a sinistra prima di andare a destra. E se ti dice di andare a destra, devi sempre controllare a destra prima di andare a sinistra. Ci sono delle macchine che sembrano arrivate dagli anni... Enta. 80. 80. No, anche 40. Allora, c'è stato un qualche tipo di cataclisma ed è successo pure da poco, perché... non ci sono alghe. Ok, non si può andare oltre. Dobbiamo passare sotto. Okay. Tavoli, sedie a mezz'aria. Qui ci fanno capire la natura anfibia del protagonista, o della protagonista. Possiamo dominare la terra così come l'acqua. Guarda che belle le poltroncine. È bella l'atmosfera. È tipo una lingua sconosciuta. Che sfink fa. C'è una freccia che ti dice dove andare. Beh, se me lo dici adesso non ha senso però, perché sono già salito. Su per salire, giù per scendere. Vabbè, giustamente lì saranno morti un sacco. Però questa zona dovrebbe essere senza acqua. Il cazzo, pure qua è arrivata l'acqua. Bene. Vabbè, questo ti parla dell'aumento delle maree. Sono sciolti i ghiacciai e quindi... E se fosse una roba tipo ispirata tipo a una tragedia vera, tipo la diga del Vaillant, queste cose così? La diga del Vaillant non c'è rimasto niente. Non c'è rimasto niente, in effetti, però... Molto bella la musica. La musica è bellissima, cioè sto per entrare in depressione proprio di quelle pesanti, però X per entrare, cioè è un puzzle game. Devo premere questo? Sì. Ok, vabbè, cose semplici, cioè stiamo parlando di... tutorial. Che bello il senso di profondità. Quello che non capisco è perché il nostro protagonista ha quei capelli, neanch'io. No, abbia dei panni. Sta sempre in mezzo all'acqua, è pesanti, diventano pesanti. Forse sono pudico. Non ti mettere a dire cose tipo... È estremamente pudico. Non vuole starci là fuori e sa che lo stanno giocando. Ma no, ma non gliela fai, dai, non ce la fai. Guarda, che attraverso i disegni che tu non stai guardando... capisci la storia, che chiaramente lui con i capelli lunghi c'aveva una mamma e dormiva qua, questa è la sua catapecchia. Tu dici? Eh sì, è chiaro. E se tutti i bambini di questo villaggio si vestono in quel modo e quello fosse un bambino X? Che bellissimo però! È bellissimo! Sono delle fabbriche, una ferrovia che è lambita proprio dall'acqua. E allora parliamo di rivoluzione industriale più o meno. Sì, perché... sono tutte macchine molto semplici, vabbè che lo stile grafico è semplice. È steampunkoso, però. Potrebbe essere quello. Però sì, rivoluzione industriale mi sembra anche a me. Diciamo che quei camini non lasciano dubbi. Pensavo si potesse prendere quella cosa, che si era illuminata. Allora, vediamo un po'. Andiamo prima su. Perché si può anche salire qui. Non muore sott'acqua, te ne saresti già schiattato. Ah, raga, questo è un gioco per gli appassionati. Ok, questo è
chiaramente ci deve tornare dopo perché non ci si arriva, quindi dobbiamo andare giù dove avevo visto prima. Raga, questo gioco qui sembra essere molto carino per gli appassionati di un certo tipo di gioco e anche dei vasi comunicanti, è molto bello. Tra le altre cose, come al solito, vi lasciamo il link in descrizione per Instant Gaming, dovrebbe stare a 7 euro, una roba simile comunque sia. Allora, c'è quel coso lì che fa... Forse posso svuotare... Sì, così tiri su. Quindi prendilo e portalo giù. No, no, fermo, fermo, fermo. Prendi quel coso. Su, su, su. Ok. La Madonna! Quindi questo qui cambia la funzione. Questo ciuccia. Non dovresti attaccare forse. No, questo ciuccia solo perché sennò non potevo premere lì, capito? E adesso posso premere. Che prima dall'acqua non avevo la spinta necessaria. Adesso? Ci cambiamo di vestito finalmente. Ma... Mi hanno messo un tubo dell'acqua. Non se lo può più tirare. Ma è solo lui che ha questa tecnologia o è tutto il villaggio che ha questa tecnologia? Ma che serve? No? Ti ha dato qualche potenziamento? Non so. È una tecnologia che ti permette di andare più veloce. È di saltare a destra, adesso puoi saltare. Ok. Chissà se lo puoi usare pure fuori dall'acqua o questo è solo dell'acqua. No, semplicemente questa si apre e basta. Forse lo puoi utilizzare lì. Ho visto del vento. Vedi se ti fa schizzare fuori dall'acqua. No, sembra di no. Ferma proprio. Però quel vento a qualcosa serve. So. Devi sbloccare qualcosa là. Sì, l'ho visto. Però voglio controllare se c'è qualcosa qui che... Ok. Dobbiamo tirarlo fuori da quelle macerie. Quindi questo... Sto robo ti permette di andare più sott'acqua perché è automatico. Sì. Sì, aspetta, vedo se... No, ci potrebbero essere... Finora non ce ne sono, potrebbero esserci dei segretini, delle cose da trovare. Ma è molto più veloce adesso. Sì, ma chiaramente è uno di quei giochi che ti dà sempre qualcosina di nuovo per... Però per il momento siamo più potenti solo in acqua. Fuori siamo uguali a prima. Cioè, questo è un... Se un aereo, un velivolo. Sembra il culo di un dirigibile, ma... Questo lo fai partire, questo non parte. Che bello però che è stilisticamente, veramente mi sono innamorato. Ah, la barca. Mollare gli ormeggi. Vai, partiamo allora. Let's go. Lo sfondiamo però. È pesante da muovere. No, ok, devo ripremere questo. Devi correre subito a sinistra. Allora. No, devi salire sulla scala, portare il gancio. Però mo non si è riabbassato, perché? Boh, forse non aveva fatto l'ultimo clack. Take the rope! Molto bene. Che bello. Due. Ho fatto la cazzata, invece è giusto. Beh, adesso si esce dalla città. Mare aperto? No, siamo sempre in città. Quindi era un posto grande. Giustamente. Beh, c'era la gente, perché vedi hanno messo le bandiere, probabilmente stanno a significare che ci abitasse qualcuno. Boh.
C'è questo senso di desolazione e tristezza assoluto proprio. Quello bello. È qualcosa che puoi usare, quello, il timone tipo? Beh, per ora non vedo... non vedo reale utilizzo. Penso che serva per andare più veloce. Quando peschi il vento è devastante, così, così vai. Quando peschi il vento vai proprio a manetta. Bisogna governare la nave e adattarla a quello che è il capriccio del vento. Quindi adesso che cosa stai facendo? Stai muovendo avanti e indietro quella sì, no? Sto muovendo questa, vedi, perché poi se sei fuori dall'influenza del vento rallenti, no? Quando lo riesci ad acchiappare, vedi, si vede quel vento che si intensifica lì di fianco. Quando riesci ad acchiapparlo, allora vai veloce. Però andando avanti, poi il vento cambia direzione, quindi tu ti devi adattare continuamente a quella che è la direzione del vento per... Ah, può toccare! No, vabbè. Ma che fa? Ti si rompe? Per ridurre. Prova a premere le T. Sto zoom indietro. Ah, zoom indietro. Devi abbassare, devi staccare quello. Lascia. Carino. Che figo. Certo che la poteva fare un po' meglio sta varchitella, Vabbè, ma un bambino, credo, potrebbe essere un adulto molto comunque basso. Tu puoi andare giù e poi entrare dentro a quel cofano, Dici che si può... Credo proprio di sì. Ah, ma è fighissimo. È sbattuto. Allora, capiamo. Vabbè, devi scendere... mo devi attivare qualcosa, dai. Siamo arrivati. A sto punto, aspetta, fammi... Lascialo stare, dai, vai là. Fammi ormeggiare, non essere frettoloso. Mocca mammi, vai a destra. Volevo ormeggiare. Ma che cazzo ormeggia, è fatta apposta. Ma chi te l'ha detto? Quanto sei frettoloso nelle cose, oh. Questo è un gioco tranquillo. Allora. È un puzzle game, dove devi andare avanti con sto fatta apposta chi va là. Ovviamente sei scasciato. Allora, attivi una sega. Cioè non attivi niente. Sì. Ce lo devi mettere sotto però. Metti quello sotto. Non ho capito che ci devi fare però. Sopra c'è qualcosa. Che cazzo è? Un annaffiatoio. Magari è benzina. Ah no, lo ripari. 10. Ah, lo fa da solo. Questo portatelo dentro. In nave? Sì, che torniamo qui. Finalmente posso muovermi da qui. Però io adesso posso riparare la nave, perché mi sono portato il riparatore. La puoi lasciare, ripara. Ok. Ne ho usati uno. Due perché... No, tre, cazzo. Era perché molto, avevamo inviato due botte. Molto carino il concept, è veramente strano. Bisogna vedere come si evolve. È un po' un Waterworld, è proprio Waterworld. Proprio Waterworld, meno palloso. Credo che stiamo avvicinandoci alle rive di questo posto. Ok. Guarda gli alci struzzi. Beh, mi piace un sacco l'atmosfera che sono riusciti a creare. Tanta roba. Ovviamente questo gioco senza una buona colonna sonora sarebbe la metà, Certo. E anche senza questa bella
concept grafico. Sì, questa bella presentazione visiva che è tanto interessante, bellina. È proprio il tipo di gioco che in questo periodo ho voglia di giocare, se devo essere sincero. Sai che non capisco. Cosa? Perché siano così lunghe queste fasi? Perché il gioco è anche questo. Cioè, so che sembra che non sto a fare niente, ma sto gestendo la nave. No, no, vabbè, sì, stai gestendo la nave, però è un minigame che non va a riempire, cioè comunque sia... Io credo siamo ancora in tutorial, però. Perché poi arriveranno altre cose da fare sulla nave. Ci sono altre cose luminose che vedo. Magari si attaccano le armi. Arriveranno i mostri marini, ste cose. Non credo, sai. Ma sei entrato in città, sei in stazione. Devi riparare? Devi riparare la barca che gira dalla mazza. Ecco, a me quello che mi uccide è questa componente gestionale. E tra l'altro ho soltanto altri due utilizzi. Due cose dovevi fare, abbassare e stare attento. Non... ma io guardo il vento. Mo questo devi togliere, sto treno. Ok. Missione del giorno, eliminare il treno. Ok. Ah, vedi, qui abbiamo altri strumenti. E questo? Probabilmente lo devi mettere dentro. Allora, prima, quella è benzina. Apri prima. No, apri, c'è il pulsante. Perché dovrei premere prima quello? Soprattutto perché non riesco ad andarmene. Allora, facciamo così. C'è scritto lì, prova apri, vai. Devo mettere, porca puttana. Là dice che devo mettere sto coso qua dentro. Ma da dove passo? Questo non si apre. Te lo fa portare fuori? Ti do io, so. Vai. Dai è fuoco. Il mantice, ragazzi, il mantice. Allora, andiamo di qua perché di là è bloccato. Prima devi andare a prendere qualcosa là sopra, quasi sicuramente. Che devo prendere? Altra legna, probabilmente. C'è scritto... C'è un tubo. Ah, la mappa del tesoro. E quello? Un pacchetto, regalo. Perché ti porti dietro qualcosa? Perché devo farlo ripartire, si è spento. Dai una botta. Aspetta, voglio prima vedere che cazzo è questo. Ah no, probabilmente è una valigia. Me la tengo, dice, nella nave, me la riporto nella nave. No, se lo fai ripartire questo qui, probabilmente servirà per andare da qualche parte, no? Mo vedi dove cazzo puoi andare, a sinistra, a destra? Io già l'ho impostato che voglio andare di qua. Allora devi andare a destra. Però questo non si deve spegnere. Ma non ci mette troppo. Prendi la roba, cominciatela a metterla davanti. Aspetta. Io devo andare di qua. Quindi per farlo andare avanti bisogna pompare sul mantice. Qua. Ma non è che adesso il tuo viaggio è finito in barca e inizia in treno? Col cazzo, c'era il coso per riparare sulla barca. Ma non sai se questo servirà a ripararlo, eh? Perché ha dato una trambata, non è successo niente. Questo si servirà solo il carburante. Hai mai visto un treno che piace mazzare? Ma è fighissimo il concept. Devi viaggiare su diversi mezzi probabilmente per arrivare a destinazione. È un gioco che mi ammazza proprio. Devi andare là, mo. Allora, questo qui, tecnicamente, se si aprisse, che farebbe? Si aprirebbe quella botola sotto. Ma che cazzo serve? Per passare giù.
E io giù ci posso andare in altri modi? No. E spostando il treno a sinistra? Sai di fatto che non so dove dobbiamo portare sto treno per far funzionare qui. Che cazzo ho fatto? Vedi ok. Cos'è qui? Ok. Ah. Ok, mo cominciamo a non andare più d'accordo, gioco. Abbiamo installato il modulo motore. Il mantice pure qua dentro. Comincia a diventare estremamente gestionale. Capito, ho cacciato i reni. Quello là non si sposta però. No, no, adesso lo sposto perché sei potente. A tutta dritta! Ah, madonna! Ok, e quell'altro che serve? Quale? Questo. Non ho idea. Lo imparerei. E il senso del remare no. Cambia quella ventolina lì. Però non so cosa fa quella ventolina lì. Forse lo scopriremo premendo qui. Ah! Vabbè sì, quello avevamo capito. Basta, non ci mette troppa roba. Secondo me non aumenta come pensi tu. Vedi, più salto e più vado in massima velocità. E se insieme a questo io vado anche a spiegare le vele, forse andiamo a massima velocità per davvero. Ma dovrei poter sommare le due cose. No, se il motore non spinge il vento. Allora mi abbasso tutto, è inutile che sta tutto là. Allora, posso dire che il concept è veramente molto interessante, molto bello. E tra l'altro per essere un gioco prettamente gestionale sembra anche molto libero. Devi zombettare però. Se no vai all'interno. È un peccato che da dentro comunque vedi poco. Sì, è una scelta sicuramente per farti godere un po' tutto, perché in questo tutto c'è poco, e c'è poco, però te lo fanno proprio, ti dicono proprio: oh, questo poco l'abbiamo fatto, mo saccio come te lo devo dire, fatto bene questo poco. Beh ragazzi, direi che abbiamo capito più o meno il concept del gioco, molto carino, ripetiamo, non costa tanto, lo trovate a 4 spicci su Instant Gaming oppure col Game Pass lo prendete.